Buonasera, buonasera, benvenuti a questo webinar molto atteso che tocca un tema molto importante per l'ecopsicologia e soprattutto per l'ecopsicologia in Italia, la scuola italiana Ecopsiché che nasce in Brianza ma si espande poi anche in Sicilia e Sardegna, è coordinata proprio da professioniste che sono particolarmente attente al tema dell'educazione. Ci sono qui con noi e le conoscerete, saranno anche loro a parlare, la dottoressa Silvia Mongilli, che è pedagogista e formatrice, che coordina la sede di Sardegna, la dottoressa Carmela Di Carlo, che è psicologa, psicoterapeuta, che coordina la sede di Sicilia, e io che sono Marcella Danon, che sono psicologa e formatrice, ho fondato la scuola di psicologia e mi occupo proprio di formazione in tanti diversi ambiti che vedrete tra poco. Sono online con noi e ci sostengono nella realizzazione di questo webinar Bruno Gentili, cofondatore della scuola, e Luisa Piccenni, che è la segreteria della scuola, nonché angelo custode di tutti i partecipanti. Allora, entriamo già nel vivo di quello che è il nostro tema. Sentirete parlare, ve lo anticipo, chi di voi già conosce Edgar Morin, di identità terrestre. Edgar Morin è un sociologo che fa nascere questa nuova era nella storia dell'umanità. Lui la fa nascere con la scoperta dell'America, quindi con l'ufficializzazione del fatto che la Terra è rotonda. Ricordiamo questo concetto in McLuhan quando cita il villaggio globale, quindi il pianeta si è ristretto, ormai tutto quello che succede si risa, come potete vedere, all'interno di un villaggio. Con negli anni 70 questa immagine del pianeta Terra visto dagli astronauti, è proprio un momento epocale in cui noi abbiamo come umanità la possibilità di vedere dall'esterno l'aspetto del nostro pianeta. E in questi ultimi anni, soprattutto in quest'era di focus sullo sviluppo, sul progresso solo tecnico, materialistico, scientifico ed economico, sta nascendo uno sguardo nuovo che prende proprio la rincorsa dal riconoscere che non ci siamo solo noi su questa terra, che facciamo parte di questo ecosistema vasto, ricco e complesso, abitato da tanti esseri, non solo animali, ma anche vegetali e anche altri. E col termine cittadinanza ecologica, coscienza planetaria, cittadinanza biosferica, adesso questi ve li accenno soltanto, nella formazione li vediamo tutti uno per uno, e identità terrestre mi focalizzo proprio sul concetto che Edgar Morin ha creato e che considera proprio uno dei punti fondamentali per l'educazione del futuro. Ecco, quindi che quando parliamo di educazione noi ci concentreremo su questa preparazione a creare una mentalità, una capacità di percepire, di sentire, di concepire e quindi di ideare modalità di comportamento e di attività su questo pianeta in quest'ottica identitaria molto più ampia di quella che abbiamo avuto finora. Quindi il fatto che adesso siamo consapevoli di far parte di un unico pianeta, consapevolezze nate anche purtroppo da eventi non propriamente piacevoli, non ultimo questo in cui siamo ancora dentro di un'invasione di un virus che parte da una parte del globo e si diffonde su tutto quanto, fenomeni come il riscaldamento globale che ci coinvolgono tutti, quindi gli incendi in Australia, gli incendi in Amazzonia, vanno a impattare poi sugli scioglimenti dei ghiacci dall'altra parte del globo, che a sua volta va a impattare sull'innalzamento delle acque in tutto il nostro pianeta. Quindi stiamo diventando consapevoli che quello che succede da una parte del pianeta ci riguarda tutti ed è fondamentale che l'educazione sappia tenere il passo di questa consapevolezza per formare i professionisti, i politici, gli educatori, i terapeuti del futuro che possano agire in quest'ottica molto più ampia. Tu
Chi di voi già ci segue nei webinar straordinari, nei corsi organizzati anche online del PropsyCare, sapete che ci piace mantenere un approccio interattivo per quanto è possibile in una realtà apparentemente fredda come quella di un webinar, di un incontro via computer. E vi chiediamo proprio a partire da questi spunti, che per qualcuno di voi già non sono notizie nuove, magari per qualcun altro può essere stata un'idea, un'etichetta interessante, un sentire che sicuramente già stava lavorando dentro. Prima di iniziare noi a raccontarvi cosa intendiamo per educazione nell'era planetaria, diamo avvio proprio qualche minuto a un brainstorming libero, se volete, chi vuole. Scrivere dei testi brevi, concisi, altrimenti non riuscirò a condividerli tutti, ma che cosa, dal vostro punto di vista, qual è o quali sono le finalità per l'educazione nell'era planetaria? Quindi lascio la parola a voi prima di cominciare con la condivisione di tutto quello che ci siamo preparati con fotografie, racconti, esperienze. Benvenuto anche Massimo. In realtà ci dice la consapevolezza che facciamo parte di un unico pianeta non è ancora tanto diffusa, non per niente si sviluppano i sovranismi e i nazionalismi. Ultimo colpo di coda di un'era vecchia, mi piace pensare. La scommessa sarà quanto tempo ci metterà tutto questo a diventare base concreta per un mondo nuovo, ma non importa, noi ci adoperiamo comunque al nostro meglio per fare la nostra parte. Per questo, grazie Silvia, è ancora più importante la nostra azione educativa. Allora, la parola a voi, ancora qualche minuto, quali finalità per l'educazione nell'era planetaria? E abbiamo Angela, educare ad accogliere e ad apprezzare la diversità, grazie mille. Veronica, la pace e la sostenibilità ambientale. Gabriella, il benessere di tutti gli esseri senzienti, della persona e della terra. Claudia, rendere il mondo un posto in cui condividere è al centro del nostro vissuto, in cui l'altro, il prossimo, il mondo, è messo al centro del nostro vissuto e viceversa. Tutti ci prendiamo cura di tutti. Alessandra, educare le relazioni di qualità sia all'interno di se stessi che all'esterno con gli altri e nei confronti del pianeta. Interdipendenza, reciprocità, pensare all'interdipendenza e reciprocità, alfabetizzazione emotiva. Ma siete bravissimi, avete già fatto un manuale che tocca moltissimi dei punti fondamentali. Una caratteristica proprio della formazione alla scuola di ecopsicologia o delle attività formative condotte dai nostri docenti formati è proprio quello di coinvolgere docenti e discenti, diventano un unico ecosistema che condividono risorse. Monica ci dice educare a diventare testimoni nel quotidiano con le proprie azioni, nella consapevolezza che siamo tutti interconnessi. Matteo, riuscire a personalizzare i lavori educativi mantenendo l'intento di stare insieme. Francesca, ridimensionare la propria visione dell'esistere in connessione col tutto, riuscire a decentrarsi e centrarsi allo stesso tempo. Federica, una delle finalità dell'educazione per me è quella di stimolare il ragionamento alla scoperta delle connessioni con il tutto facendo esperienza. Marta, benvenuta Marta, penso che la finalità sia far acquisire e insegnare la consapevolezza di questa interconnessione rispettando l'altro, vivendo in armonia con la natura, riconoscere l'interconnessione, ecologia affettiva e eco-tuning, promuovere il pensiero divergente. Ok, sì, sono gli ultimi che leggo perché sennò non ho più fiato per continuare. Essere facilitatori di un processo di consapevolezza, di appartenere a un sistema complesso e di comprendere la bellezza dell'accoglienza, della diversità e dell'interazione con gli altri. Educare alla diversità con un fine comune, una consapevolezza globale di rispetto reciproco in armonia con la natura. Perfetto. Bene, Silvia Lilli, credo che possiamo chiudere qua il webinar perché è stato detto tutto già. Sì, Però andiamo esatto. a ridirvi le stesse cose con altre parole.
Quindi Assolutamente sì. Si percepisce subito che l'impronta è quella, ormai. Quindi... benissimo, Silvia, preparati che ti passo la palla. Ecco Sì, sono qua. Stefania, leggo solo Stefania ancora, riuscire a trovare un linguaggio comprensibile per gli studenti e per trasmettere i valori importanti. Grazie mille e passo la parola a Silvia Rogili, eccoci che Sardegna. Io riprendo proprio da quello che avete detto, perché ho provato proprio a segnare alcuni elementi chiave dei vostri interventi che veramente centrano totalmente il valore che ci piacerebbe dare nella nostra epoca storica all'educazione. Quale senso nell'era planetaria può avere l'educazione? Io riprendo alcune delle vostre parole perché davvero le ritroverete in quello che vi diremo. Accogliere e apprezzare diversità, pace e sostenibilità ambientale, benessere di tutti, costruire relazioni di qualità, interdipendenza, reciprocità, alfabetizzazione emotiva, allenare la centratura, fare esperienza del tutto, riconoscere interconnessioni, educare alla comprensione. In ciascuno di questi elementi che voi avete condiviso, in ognuna di queste ritroviamo una delle slide che noi vi proporremo, anche più di una, per cui davvero cerchiamo di entrare il più possibile in profondità rispetto a quanto ci diremo. Tutto questo che voi avete detto in realtà fa parte di una concezione dell'educazione che si ispira davvero alla sostenibilità, ma non più intesa solo come educazione alla sostenibilità, ma vera e propria educazione sostenibile. Questo è il tema che ha portato avanti Stephen Sterling già parecchi anni fa, e nel suo testo Educazione Sostenibile del 2006, noi leggiamo, io mi sono segnata una sua frase che è molto, molto importante, fa capire esattamente quello che dicevate. Abbiamo bisogno di una visione dell'educazione e della cultura più intelligente, acuta e completa, una visione che valorizzi e sostenga gli individui e la natura, riconoscendone la loro profonda interdipendenza. Una simile visione più olistica, partecipativa e funzionale rispetto alla visione strettamente strumentale che è oggigiorno dominante. In breve, si tratta di una visione dell'educazione dell'apprendimento ecologica e relazionale, critica e postmodernista piuttosto che modernista. Nel suo testo, Stephen Sterling ha parlato proprio di cambiamento, infatti, della necessità di cambiare le politiche educative. Lui, giusto per dirvi due parole su chi è Stephen Sterling, è insegnante, è stato vice direttore di un ente educativo di livello nazionale, consulente, accademico freelance in qualche modo, ma anche professore emerito in una università americana, ora non ricordo quale, ma non è fondamentale. Quindi, se noi vogliamo muoverci verso un concetto di educazione sostenibile, abbiamo bisogno di chiederci, e qua riprendiamo un po' il senso anche del webinar della settimana scorsa, quello sulle comunità resilienti. Vogliamo competere e consumare oppure prenderci cura e collaborare? Questo è importantissimo e qua stiamo facendo di nuovo riferimento sia all'etica della permacultura, di cui abbiamo parlato durante il webinar la settimana scorsa, ma anche stiamo riprendendo il concetto importantissimo di Edgar Morin di sviluppo della coscienza terrestre, laddove vi ricordo che lui, parlando di coscienza terrestre, intende sviluppo di una coscienza antropologica, sviluppo di una coscienza ecologica, sviluppo di una coscienza civica, sviluppo di una coscienza dialogica. Puoi andare avanti, Marce? Quindi, quali sono i compiti dell'educazione?
Allora, Morelli ci dice, dobbiamo prima di tutto insegnare la condizione umana. Insegnando la condizione umana, noi possiamo aiutare, possiamo facilitare la comprensione del nostro essere interdipendenti. Quindi insegnare la comprensione. Questo l'avete detto, qualcuno di voi ha scritto proprio, ha sottolineato l'importanza del comprendere, proprio come obiettivo dell'educazione nell'era planetaria. Educare alla comprensione è uno degli elementi fondamentali. Insegnare l'identità terrestre, adesso non torno sul concetto di identità terrestre, di cittadinanza ecologica, che invece è il concetto usato da Papa Francesco, perché ne ha già riparlato Marcella all'inizio. Quindi riprendiamo la frase un po' che ci accompagna in tutto questa, in tutto questo, anche rispetto ai webinar precedenti, dobbiamo imparare a esserci sul pianeta. Questo è un compito fondamentale dell'educazione nell'era planetaria. Riprendo una frase che abbiamo letto anche la volta scorsa, ma che è una frase chiave. Il comune destino planetario richiede lo sviluppo della consapevolezza che siamo tutti interdipendenti, che la biodiversità è funzionale alla vita e che ogni parte è funzionale all'insieme. Vai Marcella, e ci chiediamo in questo modo, qual è lo scopo della formazione allora, no? È imparare? Imparare cosa? Imparare e insegnare e imparare nozioni? Oppure sviluppare qualcosa di più, sviluppare capacità umane che ci portano a riconoscerci ad un livello molto più profondo, ad un livello che riconosce vari elementi della persona umana, ma che riconosce la persona umana all'interno di un sistema molto più ampio, che è quello della comunità degli esseri viventi. Vai, Marcia. E allora qual è il senso di fare formazione, di fare educazione in senso ecologico? Questi sono i livelli, educare a pensare, educare a sentire. Sentire col corpo e sentire con le emozioni. Questo è strettamente legato alle dimensioni proprie della suddivisione, in qualche modo, della mente umana. È relativa al modo in cui noi, in cui l'essere umano conosce e sviluppare la capacità di essere presenti a se stessi. Questi elementi che sono fondamentali, no Marcella, sai pure nella precedente slide, dico un paio di cose di spiegazione. Questo è molto importante perché è legato ad un modello naturale di conoscenza. Ci chiediamo in qualche modo come avviene la conoscenza, la costruzione dei saperi della mente umana. Ed è strettamente legato a questi elementi, è strettamente legato al pensiero, è strettamente legato al sentire corporeo, è strettamente legato al sentire delle emozioni ed è strettamente legato ad una dimensione di consapevolezza di sé, di esistere. E queste tre dimensioni sono, ve le dico velocissimamente, la dimensione indagativa che richiama proprio la logica del pensare, la ricerca, la dimensione partecipativa che richiama la logica del sentire, il coinvolgimento della persona rispetto al processo di apprendimento e la dimensione operativa che richiama la dimensione dell'azione, le azioni concrete in qualche modo. E tutto questo lo dico come cenno, soprattutto per chi anche già fatto dei percorsi di ecopsicologia, tutto questo rientra in quella che è la teoria dei quattro cervelli. Vi ricordo la teoria di Paul MacLean, neurofisiologo, la teoria dei tre cervelli del 1952, secondo la quale l'essere umano ha un cervello stratificato in qualche modo. Abbiamo un cervello rettile che risponde alle funzioni vitali dell'organismo, che le coordina, un cervello mammifero o mesencefalo che invece è strettamente legato al mondo emozionale dell'espressione simbolica e la corteccia cerebrale che invece è strettamente legata alla dimensione della mente in senso stretto, quindi a quella dimensione più indagativa, più legata alla ricerca. E non possiamo però tralasciare poi l'esistenza della corteccia prefrontale,
che quella strettamente legata alla capacità propriocettiva dell'essere umano, quindi alla capacità di essere presenti a se stesso. È la dimensione che ci rende consapevoli del nostro stesso processo di apprendimento in qualche modo. Quindi questo è molto importante. È importante perché noi consideriamo nella nostra in una dimensione educativa, ma che sia ecopsicologicamente orientata, noi non possiamo non considerare l'essere umano come un tutto integrale, al cui interno interagiscono le varie dimensioni del sentire, sentire fisico, sentire delle sensazioni e sentire emozionale, ma anche del pensare e dell'essere presenti a se stessi. Questo è proprio rendere ecologico in qualche modo il processo di insegnamento e quindi di apprendimento. Che quindi tutte le volte che parliamo di processi educativi, formativi, il riferimento è questo. Vai, Marce. Quindi, quale contributo l'ecoformatore, l'ecoeducatore può dare, no? Allora, può sicuramente stimolare la consapevolezza di sé, stimolare la consapevolezza dell'altro, stimolare la consapevolezza di essere parte di qualcosa di molto più grande, la consapevolezza del mondo, di far parte di un ambiente che è molto più grande. E quindi qui non possiamo che promuovere la bellezza da questo punto di vista, coltivando relazioni ecologiche. Velocissimamente vi parlo di due metodi che da un punto di vista educativo utilizziamo nei nostri percorsi ecopsicologicamente orientati. Uno è il metodo del flow learning, vai Marce, così vedono la pagina, che fa riferimento a un testo, Vivere la natura, di Cornell. Cornell è un educatore, uno scrittore che è fondatore di uno dei programmi di consapevolezza più famosi al mondo, più seguiti all'interno del mondo dell'educazione ambientale. Cornell ha scritto nel suo testo: se vogliamo creare una società che ami e rispetti la natura, dobbiamo offrire ai suoi cittadini esperienze della natura che cambino la loro vita. E lui crea così questo metodo di apprendimento fluido che richiama anch'esso i principi della naturalità del conoscere che abbiamo appena visto. Quindi il flow learning è un metodo in pienissimo spirito ecopsicologico e accompagna la persona, il bambino, l'adulto, il giovane, all'azione consapevole e lo fa attraverso queste fasi: risvegliare l'entusiasmo, la prima fase, attraverso giochi, attività che rendono l'apprendimento divertente, istruttivo e soprattutto esperienziale. La seconda fase, focalizzare l'attenzione attraverso attività che aiutano a essere attenti e ricettivi nei confronti della natura, immergersi nella natura, ovvero fare esperienza diretta della natura. E questo ci permette di vivere un'esperienza della natura stessa intuitiva. Noi facciamo esperienza della natura intuitivamente in questo modo, se facciamo esperienza direttamente, se entriamo in contatto diretto con gli elementi della natura. E poi la quarta fase, che è quella di condividere l'esperienza, ma c'è ancora qualcosa di più, ovvero non è solo condividere l'esperienza, ma è la condivisione dell'ispirazione. E questo significa aiutarci ad abbracciare insieme ideali nobili. È quello un po' che stiamo facendo anche in tutti questi webinar, quando alla fine del webinar stesso noi ci impegniamo a fare qualcosa per il mondo, per noi stessi, per gli altri, per il mondo. Condividere nobili ideali. Nel momento in cui noi condividiamo i nobili ideali, siamo molto più stimolati a portarli a raggiungere i nostri obiettivi da questo punto di vista. E l'altro, che è il nostro
Il nostro metodo, diciamo così, educativo per eccellenza, richiama la mappa delle relazioni ecologiche, la mappa che Marcella ha costruito sulle relazioni ecologiche, una mappa meravigliosa che ripercorre le sette tappe, dall'attenzione all'ascolto, quindi esercitarsi all'attenzione, esercitarsi all'ascolto, esercitarsi al rispetto, alla presenza, all'essere presenti a se stessi. Esercitarsi all'empatia, al dialogo e alla sinergia, ovvero arrivare a co-creare insieme agli altri esseri viventi, agli altri esseri umani e agli altri esseri viventi tutti. Questo è molto, c'è tutto un training per sviluppare queste sette tappe. Ovviamente non lo possiamo approfondire oggi, questo è chiaro, però per chi ancora non conosce il mondo dell'ecopsicologia, questo può servire anche come stimolo per approfondire e vedremo nella seconda parte del mio lavoro, quando vi presenterò alcune esperienze pratiche, che in tutte le esperienze educative e formative che io ho realizzato, utilizzo sempre come sfondo la mappa delle relazioni ecologiche, considerando che queste sette tappe sono un lavoro che ciascuno di noi compie prima di tutto all'interno di se stesso, quindi per raggiungere una maggiore consapevolezza di sé, quindi una relazione ecologica con se stesso, poi con l'altro e poi col mondo, con la natura. Quindi è un intrecciarsi continuo di questi tre livelli. Questo è un po' il nostro approccio. Marcella, c'è l'ultima slide, così giusto diamo una lettura veloce perché questo è bello, perché il concetto di biodiversità è fondamentale in ambito educativo. La vita è possibile grazie all'interazione tra tante componenti diverse all'interno di ogni singolo ecosistema. Grazie. Marcella, ti riparto la ciotolina. Grazie, leggo solo la condivisione di Benedetta perché si inserisce perfettamente in tutto quello che hai detto. Dice: se si riesce a far provare meraviglia, sorpresa, curiosità e oscillare fra momenti di avventura, magari fatiche, momenti di relax e contemplazione. Una narrazione poetica non monotona. Grazie. Allora, nel webinar di settimana scorsa, Ecopsicologia e Ecopsiche, ho presentato i progetti realizzati nel passato. Questa volta mi concentro più sui progetti attuali, quelli ancora in campo e quelli più specifici proprio rivolti al mondo degli educatori, per fare sì che gli educatori possano assorbire, fare propri, ritrovare in se stessi questi concetti, in modo da poterli poi spontaneamente riproporre ai loro utenti, studenti, interlocutori. Vi porto questa frase da una psicosintetista che mi accompagna da quando, dalla mia formazione in psicologia: se arriva in tempo è educazione, se arriva tardi è terapia. Quindi l'educazione può volgere proprio a fare sì che le persone abbiano in mano quanti più strumenti possibile per gestirsi al meglio, per coordinare i quattro cervelli, come ci spiegava Silvia, al meglio. Allora, quali progetti ai quali io mi sto dedicando in questi anni? Prima di tutto la formazione all'Università della Valle d'Aosta, insieme al professor Giuseppe Barbiero, conduciamo insieme un corso opzionale nel corso di laurea di Scienze Tecniche e Psicologiche per gli allievi del secondo e terzo anno. In questa foto in particolare vedete dietro di noi ci sono due studenti, non si vedevano tutti gli elettrodi sulla testa perché era venuta una scappa dall'Alto Adige proprio per misurare come reagisce il cervello a momenti di lezione fatti all'interno e momenti di lezione fatti all'esterno, come poi abbiamo fatto successivamente. Sempre in Valle d'Aosta, per altri giri, ma coincidenza, Valle d'Aosta, che è comunque molto cara per me, ha una sua funzione nella mia storia personale. Qui siamo sopra Nuca. In una passeggiata che ho fatto con un'amica, complici un piccolo gregge di caprette davanti al quale sono fermata, affascinata, ho
Ho chiacchierato per un'oretta con una donna eccezionale che poi si è rivelata essere la responsabile della formazione di tutto il consorzio di MUS e che ha organizzato una formazione per 22 docenti di scuole primaria e media, che ha avuto dei momenti indoor e dei momenti outdoor, in cui appunto sono stati in 2 giorni, hanno cercato di acquisire quanto più concetti teorici e esperienze pratiche possibile. Questo è proprio un momento in cui già il far togliere le scarpe e poggiare i piedi per terra, soprattutto in regioni come la Valle d'Aosta, come la Brianza, dove risiedo adesso, dove questa tradizione è ancora molto vicina, ce l'abbiamo ancora proprio nell'inconscio, diventa un momento importante, diventa proprio rimettere piedi per terra e permettere alla terra di nutrirci e di darci la sua energia e di permettere alle nostre radici di affondare nel terreno e risentirci uno con questa realtà di cui siamo parte. Qui siamo invece all'asilo nido Girotondo, con un lavoro bellissimo iniziato 2 anni fa con gli staff degli asili nido di Merate, di Galbiate e di Montevecchia, e si sono rivelati un team ricchissimo di risorse incredibili, insieme alle quali stiamo creando un manuale di eco-tuning, un manuale di ecopsicologia applicata che raccoglie tutte le idee e le proposte di queste educatrici che hanno elaborato a partire dagli stimoli ricevuti con la formazione in ecopsicologia. Perché l'ecopsicologia non propone un set di esercizi prefissati o dei protocolli ben definiti da dover riproporre così come sono stati concepiti, propone delle linee guida e fornisce stimolo e sostegno alla creatività individuale affinché ogni educatore trovi il suo modo, il suo linguaggio, i suoi giochi, il suo modo di condurre e portare idee che una volta che riconosce, che le fa proprie, le riamalgano e insieme a tutte le sue competenze, i suoi talenti, quello che a lui, lei piace fare, si tradurrà poi in pratica. Siamo qui sul lago Trasimeno, al cuore dell'Italia, nella comunità educante di Pantarei, dove è stato tenuto il primo corso formazione formatori proprio rivolto a EcoTuner, Green Coach, Eco Counselor, Eco Psychology, che si sono formati negli anni in ecopsicologia e che hanno scelto di fare questo approfondimento per applicare anche nei loro ambiti lavorativi specifici legati all'educazione, o qualcuno di loro ha anche scelto di fare tutto l'iter che lo ha portato a diventare formatore della scuola. È una formazione che prevede dei momenti di immersione in natura anche in solitaria, che prevede dei momenti invece di condivisione insieme in queste splendide strutture. Qui siamo su una struttura sopraelevata sugli alberi a diversi metri da terra, e che ha portato proprio le persone già a essere attive in pratica subito in un seminario da Ego Eco che è stato realizzato sempre a Pantarei, in cui sono stati gli allievi stessi che hanno condotto dei pezzi di formazione. E la prossima edizione di questa formazione verrà tenuta a ottobre, presumibilmente sempre a Pantarei, visto che ci siamo trovati molto bene per realizzarlo. Silvia, ti passo la palla ancora una volta. Eccola. Sì, perfetto. Allora, proverò a farvi capire un po' tutti i progetti di tipo educativo e formativo che abbiamo condotto qui in Sardegna, degli altri vi ha parlato Marcella, anche di alcuni che abbiamo condotto insieme. E poi mi soffermerò su uno in particolare, giusto per farvi vedere un po' qual è lo spirito delle attività in un progetto in particolare condotto in una scuola secondaria di primo grado. Inizio semplicemente con questa frase perché preparando le slide ho ritrovato questa frase nella mia tesi di dottorato e mi piace condividerla con voi, di Albert Einstein.
problemi sostanziali che abbiamo non potranno essere risolti con lo stesso modo di ragionare che li ha generati. Il nostro compito consiste nell'allargare il mondo del nostro sentire a tutti gli esseri viventi e alla natura nell'interesse del suo splendore. Ecco altra definizione in qualche modo del ruolo dell'educazione in quest'era proprio. Vai Marcella, con questo schema ho cercato di riassumere la maggioranza, non tutte perché è impossibile, ci vorrebbe davvero un cartellone gigante, di esperienze che ho realizzato e anche insieme alla collaborazione di altre persone, alcune negli ultimi 6 anni, forse 5-6 anni, dai, diciamo una cosa del genere più o meno. Allora, progetti, si tratta proprio di progetti educativi formativi che sono stati caratterizzati esplicitamente proprio da un approccio ecopsicologico e in particolare da un approccio proprio che ha portato alla facilitazione delle relazioni di qualità, delle relazioni ecologiche, nel senso di cui parlavamo prima nei 7 passi. Quindi, nella scuola dell'infanzia, mi è capitato l'educazione ambientale e alla sostenibilità in collaborazione con centri di educazione ambientale. Lo stesso nella scuola primaria. Nella scuola secondaria di primo grado, invece, oltre ad aver realizzato progetti sempre di educazione ambientale, quindi in collaborazione con centri di educazione ambientale, anche un progetto, che è quello che vedremo tra poco, di contrasto alla dispersione scolastica, che chiamammo proprio, bellissimo, alla scoperta del pianeta io. Quindi questo è rimasto proprio nel cuore. Io non so se oggi c'è Cristina tra le persone, non ho visto, che è una delle docenti che ha fortemente voluto questo progetto e che poi anche sta partecipando, partecipa tantissimo alle nostre attività formative. È un'insegnante veramente ecopsicologicamente orientata. Nella scuola secondaria di secondo grado, poi, ho avuto la possibilità di fare dei lavori meravigliosi, sia di contrasto alla dispersione scolastica, perché ormai da anni che io lavoro in questa direzione e non posso fare a meno, naturalmente, di portare anche in quell'ambito tutti i suggerimenti che arrivano dal mondo dell'ecopsicologia. Un anno in particolare avevo avuto la possibilità poi di fare proprio tutto un percorso molto legato all'ecocentering, per chi conosce il nostro modello di ecocentering. Anche 2 anni fa è stato molto interessante realizzare con una quarta superiore un progetto strettamente legato invece al green coaching, con l'obiettivo proprio di valorizzare i talenti dei ragazzi e svilupparne le loro potenzialità. E poi, bellissimo, utilizzare l'ecopsicologia all'interno dei progetti di alternanza scuola-lavoro, in particolare con un istituto superiore, con un liceo classico, è già da un po' di anni. Quest'anno purtroppo abbiamo dovuto saltare per la situazione in cui ci troviamo. Stiamo realizzando dei progetti legati all'ambiente, ma legati alle nuove professionalità in campo ambientale, aiutando i ragazzi a scoprire un nuovo modo di stare a contatto con l'ambiente, con una risposta da parte loro molto molto interessante, molto bella. All'università abbiamo avuto modo in questi ultimi anni, anche con l'aiuto di Stefania, che qui è una grande collaboratrice, Stefania Pinna della scuola qui in Sardegna, incontri di divulgazione all'interno del corso di psicologia ambientale. E poi un'infinità di programmi POR, quindi programmi della Regione Sardegna, formazione di facilitatori di gruppo, in particolare ricordo la formazione di operatori,
di formazione teologica in un istituto di formazione teologica a San Gavino, formazione di operatori di educazione ambientale alla sostenibilità, anche creazione o partecipato, diciamo così, alla nascita di qualche centro di educazione ambientale, dando proprio uno sfondo legato in maniera stretta all'ecopsicologia. Ho avuto modo di lavorare, di fare formazione con operatori dei parchi, in particolare col parco dell'Asinara, e poi una serie di attività di formazione con gli insegnanti. Quindi, come potete vedere, il panorama è vastissimo rispetto alle attività educative e formative che possiamo portare avanti. Vai, Marcella. Ti confermo che Cristina c'è, ti sta seguendo. Perfetto, allora se dopo avessimo un minuto potremmo darle anche la parola, perché è bello sentire direttamente dai diretti interessati che hanno voluto questo. Allora, alla scoperta del pianeta Io è un progetto appunto che ha coinvolto classi prima e seconde medie, quindi stiamo parlando della scuola secondaria di primo grado, di un istituto comprensivo. Il progetto è stato realizzato con le colleghe, che poi sono diventate nel frattempo Green Coach anche loro, Giovanna Iba e Giulia Carta. Nascono come psicologhe, hanno poi fatto la formazione anche in Green Coaching. Il percorso che abbiamo realizzato ha proprio percorso le tre fasi fondamentali dell'ecopsicologia: il centering, quindi abbiamo lavorato sulla conoscenza di sé con i bambini, sul tuning, quindi sull'incontro con l'altro, sulla relazione con l'altro, e sul widening. È stato molto, molto emozionante lavorare su questa terza dimensione, proprio su cosa la vita vuole da me e cosa possiamo fare insieme di utile, perché, come vedrete poi nelle immagini, hanno realizzato dei semi con degli impegni forti che poi hanno preso dei semi veri portati da casa e piantati vicino a un albero, ai quali, affidando all'albero il loro stesso impegno. Quindi era un po' un atto, è stato un atto di fiducia in qualche modo e di ispirazione forte per loro. Scorriamo, Marcella, un po' di immagini così. Allora, abbiamo realizzato sia incontri in aula sia incontri all'aperto. Oltretutto, quell'anno era stato un anno particolarmente piovoso, per cui ci siamo proprio dovuti in qualche modo insinuare noi stessi dentro condizioni meteorologiche che hanno fatto provare ai bambini stessi modalità differenti di stare a contatto con la natura. Abbiamo lavorato sulla dimensione della consapevolezza di sé, hanno proprio lavorato sul chi sono io, e abbiamo fatto anche tutta l'attività, per chi ha già avuto modo di conoscerla, sul mi piace perché. Vai, Marce, scorri. Che abbiamo lavorato sulle loro emozioni, hanno lavorato sia attraverso delle immagini presentate da noi e poi rielaborando con i loro vissuti. Vai avanti. Abbiamo lavorato sui quattro elementi, hanno realizzato dei cartelloni meravigliosi, questo era ancora tutto lavoro fatto in classe. Vai. Quindi aria, acqua, terra, fuoco, ogni gruppo ha visto da vari punti di vista, arrivando poi a disegnare il loro pianeta Io. Vai. Abbiamo realizzato poi esperienze in natura, abbiamo fatto anche attività di meditazione e camminata. Questo nello specifico è la bellissima attività di intervista con la natura. Ecco, qua vi dico una cosa, un elemento molto importante che è emerso. Abbiamo lavorato anche con dei bambini con deficit dell'attenzione, con i cosiddetti iperattivi, e qui è successa una cosa bellissima. Proprio i ragazzi con difficoltà di apprendimento sono stati in grado di affrontare
quella situazione specifica e hanno portato fuori di sé tanti elementi di contatto con la natura proprio in quella dimensione di riflessione personale, stando a contatto diretto con l'albero, stando a contatto diretto con una pietra, con un sasso, stando a contatto diretto con i piccoli animaletti con cui si trovavano a condividere lo spazio. Vai? Vai veloce perché vorrei lasciare il tempo a Lilli. Queste sono tutte esperienze, il mio albero, il seme dell'impegno, addirittura abbiamo fatto con loro tutta una visualizzazione guidata sull'albero. Abbiamo costruito dei bellissimi mandala a partire dai quattro elementi e hanno anche realizzato, abbiamo utilizzato anche il teatro immagine per rappresentare, per parlare di ecosistema. Quindi è stato un po' proprio quello che vi ho detto all'inizio. I problemi non potranno essere risolti nello stesso modo di ragionare che li ha generati. Abbiamo sperimentato con loro e con i docenti modi differenti di affrontare le situazioni. Grazie. Chiudo qua perché voglio lasciare, la parola a Lilli perché ha un tema bellissimo da presentarci. Grazie mille, grazie. Abbiamo visto come lavorare con gli adulti, abbiamo visto come lavorare con i ragazzi, abbiamo visto come lavorare con i bambini, ma l'educazione può partire veramente dai primi elementi e sarà proprio, Carmela Di Carlo, che per noi è Lilli, che coordina la sede di Sicilia, che ce ne parla. Lilli, a te il microfono. Bene, io voglio proporre proprio questo tema. C'è un eco particolare, non so se qualcuno ha aperto il microfono. C'è un ritorno di voce. Qui non si sente. Forse Marcella, conviene che chiudi il tuo microfono. Ecco, vediamo un po' se sì, è meglio. Grazie. Io voglio proporvi proprio questo tema che sta molto, per me è molto importante, ma così per tutti noi terapeuti, perché è proprio l'inizio della nascita, la nostra nascita, che determina tutto il processo di crescita di un individuo. Già noi poniamo già da tempo attenzione alla nascita e come è la nostra nascita, come è stata la nostra nascita, perché è da lì che parte tutto lo sviluppo di crescita di un bambino e tutto quello che anche acquisiamo in questi primi momenti, in questo proprio rapporto, in questa trasmissione proprio di rapporto con la mamma. Io ho fatto tanti corsi di educazione alla formazione alla maternità e anche qui abbiamo proprio questo educare le madri, ma non tanto ad apprendere delle tecniche su come portare avanti o su come affrontare la nascita o il parto in particolare, ma proprio per educarle a quello che diventa questo contatto con se stessi e dentro proprio una visione che poi molto più ampia, adesso io ve la voglio anche ricondurre a questa visione ecopsicologica, perché è da lì che parte tutto quello che diventa il nostro processo e la nostra quindi formazione. Allora, anche qui come Silvia, come Marcella ha tempo portato avanti questo anche concetto, diventa anche qui fondamentale, ma in questo caso riconnettersi proprio alla persona inteso come sapere organico, che e questo sapere organico si connette proprio a questo sapere della terra, riconoscersi che io dentro il corpo, dentro il mio femminile, ho tutto ciò che mi serve per affrontare questo momento e ho tutto quello che diventa fondamentale per iniziare questa relazione con questo bambino. Quindi in questo processo di formazione diventa importante prendere consapevolezza di questo, ma non solo, ma prendere consapevolezza che siamo, che noi apparteniamo
alla stessa rete della vita. Questo è un concetto base che bisogna che si trasmette proprio questo concetto e se lo si trasmette proprio durante i corsi di formazione. E quindi tirando fuori proprio quello che poi diventa la natura della donna, la donna nella sua essenza è legata alla terra, è legata ai suoi ritmi, è legata alle sue, ai suoi cicli, ma già proprio in tutta la sua crescita fisiologica. E quindi in quanto donna diventa anche progenitrice, diventa anche colei che mette, che dà questa possibilità, che dà quindi, che trasmette la vita. Così come la terra che trasmette quindi il corpo della donna, che accompagna tutto attraverso i processi naturali, accompagna fino a quando diventa il momento dell'accoglienza di questo bambino. Quindi in questa formazione diventa importante favorire la consapevolezza, quindi la donna che prende consapevolezza del suo potere, che prende consapevolezza di tutto ciò che ha dentro, e questo se viene, questi corsi se vengono fatti anche con, in connessione con la natura, questo ci favorisce sicuramente questo contatto e ci favorisce veramente questo contatto attraverso del corpo e delle emozioni. Ecco, le funzioni fondamentali dell'essere madre. Perché diventa fondamentale ritrovarsi e quindi riconoscersi in quanto portatrice di risorse e quindi riconoscere che io sono capace, che io sono veramente la persona che posso dare la spinta durante il parto, la spinta che diventa un po' la spinta alla vita. È molto bello trasmettere questo concetto di dare la prima spinta verso la vita e riconoscermi anche che posso nutrire, posso allattare il bambino e quindi posso anche dare il primo nutrimento che serve. Quindi in questo processo dobbiamo fare veramente così come qualunque forma educativa, bisogna che parte proprio dall'essere, non tanto dal fare il genitore. Non si fa, non si diventa genitore se non attraverso questo cambiamento, questo contatto con se stessi prima di tutto. Quindi riconoscendo e quindi riuscendo anche a sentire il proprio corpo, si riesce anche ad entrare in questo ritmo che cambia e quindi ad entrare a sentire i propri bisogni, a sentire le proprie emozioni e quindi a riconnettersi, oltre che con tutta la propria fisicità, anche con tutto ciò che poi avviene dentro di me. Quindi è un po' questa connessione tra testa e cuore che diventa fondamentale per riuscire proprio a creare quello che poi diventa il valore di cosa io sto realizzando in questo processo. Quindi la prima relazione è proprio quella che si sviluppa attraverso la madre e quindi diventa fondamentale che la madre riesce proprio a creare fin dai primi momenti. Ecco perché oggi si dà tanta attenzione a come avviene il parto, che non diventa solo un processo fisiologico, ma che diventa anche un contatto con il corpo della madre e che si continua proprio questo collegamento attraverso proprio non solo il corpo, il sentire il corpo della mamma, ma anche attraverso anche le coccole, attraverso le carezze.
è proprio l'allattamento, diciamo, quindi no, rimani Marcella. L'allattamento in fondo proprio dà questa possibilità, sia nel dare la sicurezza al bambino, perché io attraverso l'abbraccio riesco praticamente a crearti, a darti la protezione giusta che ti serve. Quindi, come tutte le specie umane, e quindi come tutte le specie in natura, e così anche la specie umana, ha bisogno proprio di aspetti fondamentali affinché tutto questo si riesce ad andare a risolvere. Quindi a livello istintuale si crea questo attaccamento, e a livello istintuale si crea anche questa forma di sicurezza dove il bambino si sente proprio sicuro nelle braccia della mamma. Però attenzione, tutto questo diventa fondamentale quando la mamma riesce attraverso le carezze ad esprimere questo contatto, ad esprimere questa condizione di emotiva, perché proprio è questo il primo momento simbiotico che si instaura, ma attraverso proprio questa condizione della madre che riesce a trasmettere al bambino. Il latte che fluisce dal seno è espressione proprio di nutrimento, e non solo di nutrimento, ma anche di amore incondizionato, perché questo anche è bellissima visione che si ha del latte che riesce proprio a attraverso quindi il nutrimento a trasmettere questo amore condizionato, quell'amore liquido. Quindi l'amore a questo punto non è solo un nutrimento fine a se stesso, ma diventa anche un inizio di relazione dove il bambino riceve le famose 3C che lo aiutano proprio nel suo benessere. E quindi il cibo, le coccole e le carezze sono le 3C che ci servono per creare la base sicura e per creare un buon radicamento fin dall'inizio della nostra esistenza. E proprio attraverso questo, attraverso quindi questa base sicura, che si trasmettono i tre bisogni fondamentali: il bisogno di esistenza, tu esisti, il bisogno di sentirsi accolti dal primo momento, e il bisogno di accettazione. È proprio questo che determina un po' la base per una crescita serena, per una crescita sicura, per una crescita che ci dà veramente la possibilità di andare avanti con un buon radicamento. E completo con una frase molto bella che ho voluto proprio scorgervi, che quando incontri tuo figlio, ricordati che è un incontro sacro. Come lo vedi si vede, come lo tratti si tratta e tratta gli altri, come lo pensi si pensa, e ricorda che attraverso di te o si perdirà o si perderà o si ritroverà. Ecco, quindi vi ringrazio, è proprio ho voluto proprio dare questo spunto attraverso quello che io ritengo fondamentale, e ritengo che spero che tanti, e così anche in ambito medico, in ambito ostetrico, e così anche molti terapeuti, riportano questa attenzione legata proprio a questo processo educativo che è fondamentale. Grazie. Tantissime grazie, Lilli, tantissime grazie, perché riporti proprio all'origine, alla relazione mamma-bambino, il tema ecopsicologico. C'è un eco ancora una volta. Questo leccio che vedete, anche se la foto è sfocata, l'abbiamo messo perché è stato in un parco nazionale in Sicilia dove siamo andati a fare un seminario.
quindi ci abbiamo tenuto a testimoniarlo qui. Siamo alla fine, gli ultimi minuti, vi chiedo proprio solo ancora 2 minuti di pazienza perché c'è un fuori programma. Da questi webinar è nato un gruppo di lavoro di educatrici e mamme che si sono riunite, si stanno riunendo. Alessandra, ci sei? Hai il microfono aperto? Sì, Marcella, ci sono. Benissimo, allora al volo proprio, 1 minuto e ci spieghi biodiversità. Sì, buonasera a tutti. Biodiversità è il nome che abbiamo dato a questo gioco che sta prendendo forma in queste settimane con Stefania Pinna e Federica Grossi e Sonia. Il progetto è nato dalla necessità di portare ai bambini che in questo periodo non hanno accesso alla natura un modo per avvicinarci, che fosse anche semplice da mettere in pratica. È un'attività basata sulla autocostruzione di dadi che porteranno elementi di natura che i bambini potranno disegnare e applicare direttamente costruendo appunto questi dadi. E il gioco consiste nel dare, diciamo, delle chiavi di utilizzo di questi dadi per costruire dei racconti, per fare dei giochi di identificazione con gli elementi che appunto i dadi portano. E diciamo, la parte creativa del gioco è proprio quella che il materiale dado può essere veramente giocato in molti modi e quindi la nostra idea è che questo gioco si possa implementare nel tempo con idee nuove sia da parte nostra ma anche da parte delle persone che giocheranno. Noi abbiamo pensato a questa attività per i bambini e per le famiglie, ma è sicuramente uno strumento che potrà essere utilizzato anche da educatori, appunto, da chi lavora nel mondo dell'educazione e della formazione. Ecco, questo molto brevemente. Il gioco contiamo di renderlo, diciamo, disponibile nel giro di una decina di giorni, un paio di settimane, attraverso un sito che porterà il nome del gioco. E sarà appunto un prodotto gratuito da scaricare dal sito. Se qualcuno è interessato, può contattarmi e contattarci attraverso la mail consuleco@gmail.com. Poi Marcella, magari, anzi, sicuramente, come hai anticipato, terrai aggiornato sul Facebook della scuola e dell'EcoTuner la pubblicazione, ecco, del gioco appena sarà pronto. Perfetto, grazie mille, grazie. Guardate quante belle cose nascono da questi incontri. È nato dal primo webinar straordinario sulla resilienza, un corso che ha avuto molto successo, poi ne è stato fatto un secondo, anzi lo stiamo ancora facendo. Vi presento proprio. Ci sono stati 3 webinar ecopsicologia e resilienza. Attualmente ci sono i 3 webinar ecopsicologia e risveglio interiore. A maggio ci saranno 3 webinar ecopsicologia e potere personale. Stiamo seguendo le diverse tappe della mappa da Ego Eco. Abbiamo lavorato prima sul livello seme, poi sul livello germoglio. Questa volta lavoreremo sul livello pianta, ma è possibile partecipare a questo corso anche senza aver partecipato agli altri. Ed è un corso sia per esterni sia per chi sta partecipando comunque alla formazione, già che non riusciamo a incontrarci di persona, cerchiamo almeno di attivare gli incontri online. Sul sito www.ecopsicologia.it trovate tutte le informazioni cercando questa immaginetta con i diversi colori dell'arcobaleno. Ce l'abbiamo fatta. Siamo stati in tempo, ci siamo fatti un sacco di cose a darvi tutte queste cose in un'ora. Grazie per la partecipazione, grazie a Silvia.
Maria, grazie a Lilli, grazie a Stefana, Cristina, a Simona, ai partecipanti che stanno aiutando la crescita e la consistenza della scuola, grazie alle colleghe di Asili Nido, i progetti. E se c'è qualche domanda, forse facciamo ancora tempo a rispondere. Qualcuno ha chiesto della bibliografia. I libri sono parecchi, credo che cercando online si può trovare sicuramente molto. Non abbiamo ancora scritto un libro specifico applicato al lavoro nell'esercizio, ma uscirà a giugno la nuova edizione del libro di psicologia e su profilo e di possiamo trovare molti, molti dati, molte informazioni utili anche proprio per l'applicazione della psicologia in tutti i diversi ambiti. Silvia, ti lascio la parola per un saluto con anche Lilli e poi salutiamo tutto il nostro pubblico. Un saluto velocissimo a tutti, soprattutto grazie davvero per esserci stati, perché l'ho scritto prima a qualcuno, siete voi alla fine la fonte di ispirazione per creare tutto questo. Senza questo grande movimento, anche tutti i progetti che stiamo portando avanti, che abbiamo portato avanti e che continueremo a portare avanti e a creare anche insieme a voi, non sarebbe proprio possibile. Grazie davvero a tutti. Grazie Silvia. Lilli? Grazie a tutti. Aspetta che attivo. Ecco. Grazie a tutti, spero di rincontrarvi ancora, di riproporvi altri argomenti che stanno particolarmente a me vicini. Spero anche di incontrarvi personalmente. Un augurio che questo nostro percorso sia veramente finalizzato sempre di più nel dare a tutti noi un grande benessere. Grazie. Grazie. Ciao a tutti, grazie. Ciao, buona serata. Grazie a tutti, grazie. Bellissimo.